Benvenuti a questa lezione che avrà per oggetto il regime Augusteo, ma precisamente in relazione al suo, diciamo, risvolto monumentale, artistico e culturale, in particolar modo letterario. Avvio dunque la video, la presentazione, insomma, di una schermata PowerPoint. E ecco qui la presentazione che, diciamo, mi accingo a mostrarvi. Dunque, in effetti il regime Augusteo è uno dei periodi che mostra con più evidenza nell'ambito della storia antica la centralità, insomma, delle manifestazioni artistiche, comprendendo in esse, insomma, le arti figurative, ma anche l'architettura, l'urbanistica e la letteratura come strumento di propaganda. Si coglie chiaramente nell'opera politica di Augusto, nell'opera politica di Augusto, un'attenzione notevole a questi strumenti di comunicazione, perché Augusto si presenta come colui, un rigeneratore dello Stato romano, come colui che rigenera, appunto, lo Stato romano, scosso, insomma, dalla corruzione degli ultimi decenni della Repubblica e dalle guerre civili, appunto, che segnano tutto il primo secolo. In particolare, una prima parte di interventi riguarda l'aspetto urbanistico architettonico. Per esempio, nel Foro Romano, che era ovviamente il centro simbolico dell'antica Repubblica, vengono eretti vari edifici. Il Foro Romano non viene stravolto, ma viene in qualche modo saturato, riempito di segni monumentali, eretti via via nel corso del tempo a ricordare la centralità della famiglia Giulia nello Stato, cioè una sorta di occupazione visiva del cuore politico dello Stato. Il Foro Romano è la piazza che vediamo qui evidenziata, una piazza che aveva assunto questa forma, diciamo, rettangolare nel corso del tempo. La parte conclusiva, diciamo, del lato opposto rispetto al Campidoglio che vediamo qui su questo lato, e la parte conclusiva era già stata occupata, anzi, diciamo, nei primi anni del regime Augusteo viene occupata dal tempio del Divo Giulio, accanto al quale vengono, su due lati del quale, diciamo, vengono eretti due archi dedicati a personaggi della gens Iulia, nonché ancora dedicata alla gens Iulia è la Basilica Giulia, la cui costruzione era stata avviata appunto da Giulio Cesare, ma poi viene completata da Ottaviano. Insomma, quindi una parte consistente, del foro portava, diciamo, in varie zone, in varie parti, in varie aree, da varie prospettive, il segno di Augusto. E interventi vengono fatti appunto su vari edifici anche che si affacciano sul foro romano, come per esempio la curia stessa, cioè la sede di riunione del Senato, la curia Iulia. A breve distanza dal foro romano era già intervenuto con un nuovo foro, il primo dei cosiddetti fori imperiali, Giulio Cesare, e il foro di Giulio Cesare che vediamo qui. Il foro è di fatto una piazza chiusa, porticata, chiusa e, diciamo, scusatemi, segnata dalla presenza poi in genere di un edificio di carattere monumentale che è un tempio. Insomma, il tempio del Divo Giulio in qualche modo dà questa caratteristica anche al foro romano, che non era nato un tempio conclusivo. Il tempio, il foro di Cesare, invece, era il tempio di Venere genitrice, di Venere genitrice di Roma ufficialmente, ma anche genitrice della gens Iulia. Questo insieme di edifici che vediamo qui, insieme di complessi che vediamo qui, sono l'insieme dei fori imperiali, e in particolare questo è il foro che poi viene costruito da Augusto, sul quale torneremo. Foro di Augusto, con al centro il tempio di Marte Cultore, cioè Marte Vendicatore, e al quale foro, quindi il secondo dei fori imperiali, si aggiungeranno poi successivamente altri complessi, come appunto il cosiddetto foro della pace. In realtà, insomma, in questo caso è il tempio della pace, un'area, diciamo, che è un foro, insomma, un grande giardino, diciamo, aperto sotto Vespasiano, il foro transitorio, che di fatto è una piccola piazza di passaggio, come dice il nome, che permette di accedere dalla Suburra, qui alle spalle, al Foro Romano. Qui dietro c'è una
strade, insomma, un percorso che si faceva qui nel Foro Romano, e poi, diciamo, l'ultimo grande foro imperiale, il foro di Traiano con la Basilica Ulpia. Ma appunto, come dicevo, accanto all'antico foro romano, il foro fatto costruire da Cesare che abbiamo visto, viene eretto un nuovo foro, il foro di Augusto, eretto ufficialmente come ex voto, insomma, a Marte Ultore, cioè Marte Vendicatore. Quindi anche qui si ricollega Augusto, Ottaviano Augusto, alla memoria del padre Cesare, nello stesso tempo presentandosi quindi come il continuatore della sua memoria e però il figlio vendicatore, insomma, dei Cesarecini. Nel foro di Augusto, che viene eretto a questo punto ex novo con grande lusso, con grande larghezza di mezzi, l'uso di marmi provenienti da ogni angolo dell'impero non rispondeva solo a fini estetici, ma vuole essere il segno tangibile del potere universale di Augusto e attraverso Augusto di Roma. Ma c'è un elemento interessante, perché se vediamo, ritorniamo a vedere appunto questo plastico ricostruttivo, è una foto del plastico ricostruttivo della Roma dell'età di Costantino che si trova al Museo della Civiltà Romana, all'Eur. Vediamo che qui c'è un muro di recinzione finale, di fondo, del foro, che è un grande muro in pepelino ancora oggi visibile, lo vedremo in una foto successiva. Muro che però ha un andamento irregolare. Perché questo? Perché Augusto non sarebbe riuscito a convincere tutti i proprietari del terreno che gli servivano. E avrebbe vantato in qualche modo il fatto di aver rispettato, insomma, di non essere ricorso a un esproprio di forza e di violenza. Insomma, l'andamento irregolare di questo muro serviva anche un po' a ricordare che con Augusto non c'era il potere di un tiranno, di un despota, di un monarca orientale, ma di un magistrato, insomma, rispettoso delle. Anzi, in questo caso nel foro di Augusto viene eretto come opera di un privato cittadino che insomma vuole conservare memoria del padre. Un'altra zona insomma su cui vi sono gli interventi di Augusto è invece il Palatino. Qui sono interventi di carattere privato che però hanno diciamo una dimensione abbastanza pubblica e solenne. La casa di Augusto viene ingrandita, accanto ad essa viene eretto un tempio di Apollo, che serve a ricordare invece la vittoria di Azio. Ottaviano quindi passa dal Marte Untore, Marte Vendicatore, diciamo, al rapporto con Apollo. Apollo perché? Perché Apollo è il dio dell'ordine, della luce, quello che si contrappone, diciamo, al carattere dionisiaco, quindi irregolare, di Antonio. E non a caso appunto che il rapporto con Apollo, Apollo Aziaco, Apollo di Azio, viene, come dire, appunto, il rapporto con Apollo viene sottolineato appunto in relazione alla battaglia di Azio. Bene, accanto al Tempio di Apollo c'è la casa di Augusto, o meglio dire, accanto alla casa di Augusto c'è il Tempio di Apollo, ma la casa di Augusto viene ingrandita ed è questo il primo nucleo dei palazzi imperiali. Viene ingrandita, ma non trasformata in un vero e proprio palazzo, perché Augusto in qualche modo insiste su questo suo carattere, come dire, rispettoso all'antica, nella sua vita privata, insomma non è un monarca, ma qui appunto sul Palatino con la casa di Augusto si ha il primo numero dei palazzi imperiali e la parola palazzo appunto viene appunto da Palatium, che è il nome latino del quello che noi definiamo Palatino. Questo è un disegno ricostruttivo del Foro di Augusto, col grande tempio di Marte Ultore, insomma al centro, due grandi porticati. Decorati poi da statue e ritratti, insomma, di tutte le figure eminenti della storia di Roma, come a dire, tutta la storia di Roma a partire da Enea si conclude con lo stesso Augusto, che insomma, è autore e promotore di questa costruzione, due grandi esedre usate per l'amministrazione della giustizia, e qui il muro in peperino che aveva una funzione pratica, quella di costituire una sorta di barriera antincendio per evitare appunto che incendi che scoppiavano in queste zone, diciamo, molto popolose, molto dense,
potessero minacciare il foro stesso e quindi distruggerlo, rovinarlo, ha anche una funzione estetica, perché serve in qualche modo a celare alla vista, insomma, la caotica città popolare che è alle spalle, è la zona della profumura, come ho detto, ma in questo suo andamento irregolare finisce anche per avere un significato simbolico questo muro, perché, ripeto, ribadisce, insomma, a livello così, insomma, ufficiale, propagandistico, il carattere rispettoso, insomma, il comportamento rispettoso che Ottaviano nei confronti della tradizione repubblicana, quindi questo caso specifico, non ha, senza quasi, diciamo, il fatto che Augusto compra il terreno, ma poi in qualche modo non atta un esproprio violento. Insomma, ovviamente in questo ci sarà stata una buona dose di propaganda, ma questo lo capiamo benissimo. Questo è l'aspetto attuale del foro di Augusto, si riconosce molto bene appunto questo grande muro in peperino con questo suo andamento anche irregolare, e qui però in primo piano il podio del foro, del tempio di Marte Cultore, e con le poche colonne superstiti, diciamo, laterali, insomma, su, chiaramente poi ci sono tutti i segni degli successivi interventi medievali, come in questo caso il segno di un tetto di un edificio che vi si appoggia, e questo, diciamo, qui invece arriviamo nella zona della esedra laterale, su cui poi si appoggia, si costruisce, insomma, il palazzo dei cavalieri di Rodi. Queste invece sono le scalinate originali che permettevano, diciamo, di superare il muro e accedere alla zona della Suburra. Qui continua appunto una strada di età romana. Attualmente il livello del piano di calpestri attuale è ovviamente molto più alto di quello romano, ma questo sappiamo essere avvenuto in moltissimi luoghi della città, in generale succede sempre in ogni città. Ma oltre al foro e ai fori, c'era il foro di Cesare, che già ricordava, come dire, il padre adottivo di Cesare, e il foro di Augusto, che ricorda il rapporto di Ottaviano con il suo padre adottivo, insomma, ma nello stesso tempo lo inserisce la storia di questa relazione fra padre e figlio all'interno di tutta la storia romana, cioè, intendo dire, Marte Ultore e Marte Vendicatore dell'assassino di Cesare, ma tutte le statue che sono presenti nel foro di Augusto erano statue di tutti i personaggi eminenti della storia romana. Oltre al foro, ai fori, oltre al foro romano, al foro di Augusto, al foro di Cesare e al Palatino, la presenza monumentale di Augusto si estende anche oltre il centro simbolo della città, in quella vasta pianura ancora semiperiferica, detta Campo Marzio, quella che si estende grosso modo nella zona attuale, per intenderci, Piazza Navona, Via del Corso, il Pantheon, che non a caso è un edificio di età augustea. Era una zona in cui via via Roma non si era ancora espansa, ma in cui via via andava espandendosi, e che a cui Augusto dedica molta attenzione. Bene, in questa zona, nella parte in qualche modo non ancora edificata, ancora esterna all'abitato, Augusto fa costruire un mausoleo imponente, i cui resti ancora oggi giganteggiano. Quindi c'è l'idea della grandiosità, ma segue la tradizione dei tumuli etruschi. Quindi si presentano come una sorta di collina circolare ricoperta di terra e culminata, insomma, di alberi. Il solito gioco del regime augusteo fra innovazione imperiale, grandiosità, espressione di potenza, e nello stesso tempo rispetto alla tradizione. Augusto è un grande innovatore che però dissimula l'innovazione rivendicando il fatto di essere colui che invece ripristina una tradizione che si era smarrita col declino morale, col declino politico della Repubblica, degli ultimi secoli, degli ultimi decenni della Repubblica. Abbiamo visto lo stesso foro di Augusto, no? Grandiosità e nello stesso tempo parata, insomma, delle serie delle statue che ricordano i vari personaggi della storia romana. A breve distanza, e la stessa idea, scusate, di un mausoleo, è un elemento in qualche modo straordinario, insomma, per certi versi, un mausoleo individuale e poi diventa veramente dinastico e familiare, insomma. Quindi è un elemento di innovazione
che quasi allude, insomma, a un potere monarchico, eppure fatto alla maniera, insomma, degli antichi tumuli etruschi. A breve distanza, l'Ara Pacis, l'altare della Pacis, della pace, che è la celebrazione della pace donata a Roma da Augusto, è la celebrazione della sua pietà religiosa, pietas, e chiaramente della famiglia Giulia, come dimostrano vari pannelli, che mostrano il corteo dei vari membri della famiglia in Giulia nel momento della celebrazione, del sacrificio, di consacrazione, insomma, della Pacis. Questa è una veduta del mausoleo di Augusto, lo stato attuale, non rimane più, insomma, diciamo, una copertura, insomma, in qualche modo con la sommità, insomma, ricoperta di terra, ma insomma poi la sistemazione moderna ha ripristinato, insomma, questi alberi. Il mausoleo di Augusto ha una lunga storia. Questa era la teca, diciamo, degli anni 30, che fu costruita negli anni 30 dell'Ara Pacis, attualmente poi sostituita dalla nuova sistemazione architettonica dell'architetto Meyer. Questo invece è un plastico ricostruttivo conservato attualmente appunto nel museo dell'Ara Pacis, in cui si vede appunto via del Corso il Pantheon e appunto il percorso, diciamo, rettilineo che è stato, insomma, ipotizzato, che collega il Pantheon, il Tempio di tutti gli dei, e il mausoleo di Augusto, di cui vedete appunto l'aspetto, una possibile, insomma, immagine di quello che deve essere l'aspetto. Questa piana è il campo marzio, non ancora, diciamo, edificato, ma la città nei fatti verosimilmente giungeva fino a questo punto, e qui poi c'è la meridiana di Augusto che viene costruita con un obelisco, insomma, a fare da grande unione. L'Ara Pacis, ecco, questo è un disegno ricostruttivo che ci mostra appunto come poteva apparire tutto il complesso, è stata poi trovata, diciamo, in vari pannelli, insomma, in varie zone, insomma, abbastanza vicine a loro, in una zona lievemente diversa, più prossima al, diciamo, più prossima al corso, lo vediamo appunto qui, e l'Ara Pacis viene poi, è stata poi appunto rimontata, e qui vediamo appunto l'aspetto attuale. E quello che è interessante è che questi edifici magnificano, se vogliamo, la presenza di Augusto a Roma. Ovviamente ometto in questa serie di citare altri interventi urbanistici e soprattutto, diciamo, interventi edilizi di Augusto in altre città italiane, insomma. Ma ce ne sono vari e sono, diciamo, numerosi gli esempi che si dovrebbero fare. Ci concentriamo qui su Roma, ovviamente, che è il luogo più evidente, ma quello che è interessante è che questi edifici parlano non solo della potenza di Augusto, parlano non solo del suo rispetto delle tradizioni attraverso, diciamo, l'aspetto complessivo, il mausoleo alla maniera di un etrusco, l'area della pace è anche qui, che ricorda, come dire, un altare tradizionale arcaico col suo recinto. L'altare è ovviamente detto al centro dell'Ara Pacis, possiamo guardare l'immagine esistente, è questo qui, e qui si immagina è la riproduzione in marmo di uno degli antichi recinti costituiti da una palizzata, insomma, in realtà qui si individua all'interno della decorazione, che qui, diciamo, non vediamo nel disegno costruttivo appunto queste tracce di palizzata, quindi anche in questo c'è una ripresa della tradizione. Quindi l'aspetto anche a volte di edifici, insomma, unisce grande raffinatezza, uso del marmo e ripresa della tradizione, ma anche lo stile artistico. In qualche modo è segnato dall'idea di unire raffinatezza e ritorno alla tradizione. Augusto volle gli edifici da lui fatti costruire, o le opere d'arte da lui commissionate, riprendessero i modelli dell'arte greca classica, e in certi casi addirittura dell'arte greca tardo-arcaica, di quello che si definisce stile severo. E perché? Perché l'idea era quella di esprimere il ritorno, come dire, a un'epoca di grande compostezza, armonia, equilibrio, in modo tale che queste opere d'arte fossero una rappresentazione tangibile di ritorno all'autentico spirito romano fatto di sobrietà, moderazione, autocontrollo. E quindi si rifiuta l'arte ellenistica, che potremmo definire in qualche modo barocca, sovrabbondante di passioni, di emozioni, e
in rifiuto di questa, dell'arte ellenistica praticata fino allora, le opere d'arte praticate a Roma, anche a Roma, insomma, ovviamente il discorso poi è diverso da zona a zona dell'impero, le opere d'arte dell'Augusta ha adottato uno stile che deve esprimere invece il ritorno all'ordine dopo il disordine, non solo artistico ovviamente, ma anche morale, delle guerre civili. Preso come immagine, per esempio, la decorazione della fascia inferiore esterna della Rapacis, le sue girali d'acanto, foglie di rami d'acanto regolarmente composti, che mostrano bene lo spirito classicheggiante e lontano dalle emozioni proprio dell'arte austera, un'arte molto classica e anche molto fredda, insomma, può anche non piacere da questo punto di vista, perché è un'arte, se vogliamo, priva di emozioni, o meglio, la cui emozione è il desiderio di esprimere una grande compostezza, insomma, e regolarità. E, ripeto, sarebbe interessante, ma non è in questa la sede, vedere il confronto con opere d'arte di poco, di pochi decenni prima presenti a Roma, oppure semplicemente con altre opere d'arte prodotte nello stesso periodo, ma diciamo non di committenza imperiale o non di imitazione dell'arte austera. Perché? Perché il regime Augusteo si presenta come un regime che ripristina la tradizione. L'abbiamo visto questo sul piano politico, no? Nelle res geste di Augusti, Augusto vanta nel capitolo 4 del passo, si vanta nel capitolo 34, dice delle res geste di Augusti, dice: nel mio sesto e settimo consolato, dopo che ebbi estinto le guerre civili, assunto per universale consenso il controllo di tutti gli affari di Stato, trasferì il governo della Repubblica dal mio potere alla libera volontà del Senato e del popolo romano. Per questa mia benemerenza, con decreto del Senato, ebbi l'appellativo di Augusto, la porta della mia casa fu ovviamente ornata di alloro e sull'entrata fu fissa una corona civica. Insomma, il senso è che Augusto ha dei meriti eccezionali verso lo Stato, e ha anche delle prerogative eccezionali, ma perché ha ripristinato la Repubblica, è colui che ha restaurato, ha riportato alla tradizione Roma anche sul piano politico. E questo viene espresso, questa ideologia, anche sul piano invece artistico e anche sul piano dei comportamenti, insomma, dei comportamenti sociali. E quindi Augusti, in generale Augusto, come volle presentarsi come colui che restaurava la Repubblica, lo abbiamo letto ora nelle res geste del 1924, ha restituito la Repubblica alla libera volontà del Senato del popolo romano, così nella sua propaganda e anche nelle sue intime convinzioni volle apparire come colui che riportava in vita gli antichi valori della tradizione romana messi in crisi nell'età delle guerre civili, metà segnata dall'amore per il lusso, per il potere. Ricordiamo, no, le parole con cui Catilina aveva denunciato, come dire, gli eccessi del lusso, contro cui, diciamo, propagandisticamente si scagliava. Lo stesso Catilina, almeno da questo lustro, cioè, i suoi vengono descritti come personaggi, diciamo, immersi nel lusso, bramosi di lusso, bramosi anche di vizi. Beh, insomma, all'età tardo-repubblicana, segnata l'amore per il lusso e per il potere, segnata l'adozione di usi e credenze greco-orientali, beh, Antonio ne era stato il protagonista, Antonio che aveva a un certo punto, diciamo, ripudiato Ottavia, sorella di Ottaviano, per amoreggiare, diciamo, con Cleopatra, che avrebbe voluto farsi seppellire ad Alessandria accanto a Cleopatra, beh, a tutto questo mondo romano, ma corrotto dal rapporto l'Oriente, o comunque in generale corrotto dall'amore per il lusso, per il potere fine a se stesso, Ottaviano vuole contrapporre una nuova Roma che in realtà sappia l'antico, che ritorni all'antico. Lo stile artistico che abbiamo visto ne è espressione da questo punto di vista. Una nuova Roma, attenzione, che ritorni all'antico, ma che in qualche modo migliori l'antico, quindi trasformi l'antico in una sua versione, come dire, più raffinata, più elegante, quindi dall'altare modesto, l'altare col suo recinto, la Rapacis riproduce un recinto tradizionale però trasformato in marmo, in lucido marmo. E già all'epoca appunto della lotta contro Marco Antonio, Ottaviano si era voluto presentare come il garante dei sani costumi romani contro il rivale che si comportava
in modo indegno di un romano, con l'idea che le doti morali dei singoli cittadini fanno parte, insomma, in qualche modo sono il fondamento del benessere di tutto lo Stato e della potenza dello Stato. Solo il ritorno alla virtù degli antichi, virtù fatta di semplicità e di sobrietà, di ordine e di sottomissione dell'individuo alle esigenze della famiglia e dello Stato, di rispetto degli dèi e rispetto delle tradizioni, di capacità di subire le privazioni, di prontezza all'obbedienza, di rifiuto dell'affermazione di sé. Beh, solo il ritorno a queste antiche virtù degli antichi romani avrebbe potuto risanare lo Stato e rendere Roma grande e potente come lo era stata fino a quel momento. Per esempio, anche qui vediamo che l'arte, diciamo, viene utilizzata da Augusto come strumento di propaganda. Si fa rappresentare in questa celebre statua che si chiama Augusto di Via Labicano, dal luogo di ritrovamento e che ora è conservata al Museo Nazionale Romano, si fa rappresentare nella veste di Pontefice Massimo, nel momento del sacrificio, la mano che è spezzata, verosimilmente reggeva una patera, cioè una diciamo coppa piatta, insomma un piatto, anzi per versare diciamo la libagione, avvolto nella toga e a capo coperto, capite velato, espressione latina, insomma. E ovviamente è un modo per in qualche modo sottolineare, no, il carattere pio e religioso del suo governo. Non è l'unico esempio, insomma, di statue in qualche modo parlanti, insomma, ne vedremo altri. E Augusto stesso, di nuovo nelle res geste, fra le sue res geste imprese, accanto alle imprese di carattere militare, accanto agli trionfi, accanto all'impegno nelle lotte civili, nelle guerre civili contro i cesarecidi o contro Marco Antonio, anzi diciamo nelle resistenze contro i cesarecidi, accanto alle costruzioni di edifici pubblici, alle elargizioni di beni, accanto in parte anche agli spettacoli, beh, fra le sue imprese ricorda anche la difesa della tradizione, anzi il ripristino della tradizione, con nuove leggi promulgate dietro mia proposta, rimise in vigore consuetudini ai nostri avi, già quasi cadute in disuso nel nostro tempo. C'è l'idea che lui è colui che riannoda, Augusto è colui che riannoda un filo spezzato, innova ripristinando la tradizione. La tradizione sono nuove leggi che però ripristinano l'antico. Ed io stesso tramandai ai posteri molte consuetudini da imitare, quindi si propone come modello. L'arte, da questo punto di vista, è uno strumento efficace per presentarsi come modello. E, come dicevo, nel suo foro di Augusto fece erigere le statue degli antichi re romani proponendole come modello alla cittadinanza. Augusto, che già al tempo della lotta contro Antonio aveva saputo utilizzare tutti gli strumenti della propaganda, beh, sfruttò sapientemente il potere delle immagini. Lo studioso tedesco Paul Zanker, che ha parlato di Augusto, il potere delle immagini, mostrando insomma pervasività insomma di queste immagini e anche la varietà insomma di utilizzi. Di effetti, insomma. Per esempio, ecco, accennavo prima a un'altra statua di Augusto in cui si vede molto bene la capacità, la volontà più, insomma, di utilizzare il potere delle immagini, che è l'Augusto di Prima Porta. Anche qui il nome deriva dal luogo di ritrovamento, Prima Porta, una località ormai diciamo prossima alla città, insomma, insomma inglobata nei fatti nella città, insomma, un tempo esterna lungo la via Flaminia. Ora a Roma, Musei Vaticani, qui Augusto vi appare come il generale vittorioso che nella sinistra tiene la sinistra ovviamente non è più, la lancia ovviamente non è più visibile, e con la destra alza la mano nel gesto in cui si rivolge ai soldati, a conclusione diciamo della battaglia, no? Armato, diciamo, vestito di corazza. Il ritratto del volto, la regolarità dei tratti, dei capelli, riprende l'arte classica, lo stile dell'arte classica, qui bisognerebbe, come dire, mettere a confronto qualche immagine, non so, di Alessandro Magno, o anche certi ritratti molto realistici della tarda Repubblica Romana, insomma, ritratti di provenienza romana, della tarda Repubblica Romana. Questo è un Augusto, come dire, il cui volto è
reso regolare da una rappresentazione classica, i cui capelli sono regolari come quelli, non so, del Doriforo di Policleto, per dire, e lo stessa posa complessiva del personaggio riprende appunto i modelli classici, citavo non a caso appunto Policleto, il canone di Policleto. Ai piedi di Augusto è quel piccolo bambino alato che vediamo, il dio bambino Eros, figlio di Afrodite, che a sua volta è la progenitrice della gens Iulia, in quanto la gens Iulia si chiamava originaria, discendente da Iulo, altro nome di Ascanio, figlio di Enea, figlio di Anchise e Afrodite. E quindi in qualche modo anche qui di nuovo si ribadisce, insomma, la vittoria di Augusto come generale vittorioso, ma il suo legame, diciamo, con le più antiche origini di Roma, ecco, e l'allusione a una sfera di vita. In particolare, a che cosa si collega questa statua? Vediamo la corazza. La corazza mostra al centro, in posizione evidente, il re dei parti, che riconosciamo anche dalle brache, insomma, dai pantaloni, cioè, insomma, che sono tipico abito di vestiario iranico, che offre le insegne e le aquile delle legioni a un rappresentante dell'esercito di Roma in divisa militare. A che cosa si allude? Si allude diciamo, a uno dei più grandi successi in politica estera di Augusto, che nel 20 avanti Cristo ottenne per via diplomatica la restituzione delle insegne dell'esercito romano, indegnamente, come dire, perdute dai romani nella disastrosa sconfitta di Carre nel 53 avanti Cristo, in cui Crasso e diciamo, il suo esercito erano stati totalmente, diciamo, quasi totalmente annientati, con la perdita delle insegne, come per noi la perdita della bandiera. Un successo diplomatico che però riflette, come dire, la capacità dell'impero di Augusto di esercitare pressione, insomma, sull'impero dei parti in quel periodo. E questo episodio, che indica, come dire, il raggiungimento di una supremazia universale di Roma, l'impero dei parti, il regno dei parti, infatti era l'unico avversario che poteva stare alla pari con l'impero romano, sicuramente stava alla pari sul fronte orientale, beh, questo grande successo viene inserito in un contesto cosmico, perché l'idea è quella che è una pace, come dire, universale, l'impero universale, il dominio di Roma si presenta sotto Augusto come un dominio universale. Sotto la scena, infatti, è sradicata la Dea Terra, con il corno dell'abbondanza e della prosperità, quindi nella pace, la stessa pace celebrata dall'Ara Pacis, Roma riscatta le sue onte, insomma, il disonore della sconfitta di Carre, ma questo determina, come dire, un'armonia universale, quindi la terra può garantire finalmente tutta la prosperità, insomma, e in alto, in questo contesto cosmico, il Dio del cielo dispiega appunto la volta celeste, sotto il carro del sole a sinistra, a destra la Dea Luna e la figura alata di Aurora. Insomma, con il loro movimento ciclico, le divinità astrali sono il simbolo della durata eterna di questa nuova era. Questa nuova era non è questa restituzione delle insegne, potremmo dire, non è un episodio così transeunte, passeggero, ma si inserisce nell'ordine cosmico. Sta iniziando una nuova era del mondo, una nuova era del mondo che sarà, come dire, si ripeterà, si manterrà eterna, come eterno il ciclo delle stagioni e come eterno il ciclo del sole, della luna, insomma, del giorno e della notte. In questo spirito di difesa della pubblica moralità si inseriscono anche delle leggi. Vedete che il discorso politico, diplomatico, artistico si intreccia con quello, diciamo, sociale. È un ritorno, Roma deve ritornare a ciò che l'ha resa grande, e ciò che l'ha resa grande, la sua grandezza si dimostra appunto nella sua capacità di vincere sui nemici, imporsi sui nemici, in questo caso ci si impone sui nemici semplicemente così, con la forza della propria potenza, quindi senza bisogno di combattere, ed ecco che i parti restituiscono le armi, ma la base di questa potenza è una moralità all'antica, ed ecco qui le leggi Iulie, una serie di leggi
che tentava di determinare le scelte private dei cittadini, ripristinando, insomma, obbligandoli a seguire i valori di un tempo. Chiaramente vengono prese di mira, quando parliamo di moralità, soprattutto le donne. Donne che al tempo delle guerre civili erano spesso divenute delle attrici importanti della vita politica, perché avevano relazioni sentimentali e sessuali anche, come dire, matrimoniali e anche extramatrimoniali. E infatti, una delle leges iulie più, diciamo, di maggiore impatto e più note fu quella sulla repressione degli adulteri, con la quale l'adulterio diventa un crimine punibile penalmente, non più un fatto privato, diciamo, tra marito e moglie, tanto che, diciamo, la donna poteva essere esiliata, confinata su un'isola e ricevere la confisca di metà del matrimonio. La donna adultera e il suo amante potevano essere uccisi dal padre della donna se erano sorpresi sul fatto, e il marito poteva anche giungere, in alcune circostanze, a uccidere l'amante della moglie. Insomma, è un ripristino del delitto d'onore. Vengono posti anche dei limiti al lusso per legge, quindi un tetto alle spese nei banchetti e nelle cerimonie matrimoniali, e si limita per legge il lusso delle vesti femminili. Misure che ricordano, ad esempio, di Catone il censore, insomma, quindi un rito che anche egli si era battuto ferocemente contro l'influsso, insomma, di certi lussi in genere di origine orientale. In quest'opera di ricostruzione, ricostruzione ovviamente più frutto di volontà, che insomma in realtà più frutto di propaganda, che poi, diciamo, realizzabile concretamente, in questa tenace opera di ricostruzione di una Roma tradizionale, che non c'era più, come è ovvio, rientra anche l'esaltazione dell'agricoltura, in quanto attività economica più degna del vero cittadino romano. Il cittadino romano non commercia, non traffica, si profonde nel duro lavoro dei campi, anche che con il censore, non a caso, con il vecchio, con il censore, era stato attuato autore di un manuale di agricoltura. E la vita del contadino, pronto anche a diventare soldato, ovviamente dal bisogno, era esaltata come la vita più onesta e moralmente sana. Appunto, perché la potenza di Roma non si era fondata proprio su un esercito di soldati contadini? La crisi della Repubblica non era iniziata con la crisi dei piccoli coltivatori, alla quale avevano cercato di porre rimedio i gracchi? Era così, è vero. Certo, come al solito, questa è la propaganda, l'esaltazione della vita dei campi e la propaganda, poi Augusto imposta un sistema di reclutamento invece su base esclusivamente volontaria, come professione, ovviamente a tempo pieno, insomma, professione retribuita, che contrasta totalmente con l'illusione del contadino italico, romano italico, si arruola per la singola campagna e poi ritorna al proprio campicello, che era, se vogliamo, la tradizione che aveva caratterizzato gli eserciti di Roma fino, grosso modo, alla metà o seconda metà, insomma, o fine, diciamo, del secondo secolo avanti Cristo, cioè fino, grosso modo, poi alla riforma di Mario. Insomma, Augusto segue in realtà il filone della professionalizzazione dell'esercito attuale da Mario e scinde totalmente, come dire, se vogliamo, la vita del contadino dalla vita del soldato. È una scissione che avrà peraltro degli effetti, come dire, di grave peso, insomma, poi sulla politica, sulla storia di Roma imperiale, perché poi questi eserciti professionisti, insomma, eserciteranno un notevole peso politico. Ma appunto, quindi, sul piano del reale, Augusto innova il reclutamento militare e ne accentua, come dire, il carattere professionale. Sul piano ideale invece c'è l'esaltazione della vita dei campi, vedendo nella vita dei campi la vera base, insomma, della potenza. E le opere d'arte augustea, tornando, diciamo, all'oggetto di questa lezione, mostrano in modo evidente questo tema, l'esaltazione dell'agricoltura, in quanto base di onesta ricchezza, cioè di una prosperità che però sia onesta, non raggiunta verso il lusso, il commercio, insomma, pratiche disonorevoli, e base l'agricoltura di sani costumi. È celebre in questo contesto, per esempio, uno dei pannelli della Rapacis Augusta, della Rapacis di cui abbiamo parlato, con una dea,
Chi è questa dea? La pace, la madre terra, l'Italia, forse tutto questo insieme, che tiene in grembo due neonati, insomma, uno in grembo, diciamo, uno ai piedi, in uno scenario agricolo e campestre, con spighe, papaveri, canne al vento, un bue, una pecora. Lo vediamo in questa rappresentazione, in questa, diciamo, riproduzione. È uno dei pannelli della Rapaces, come dire, la pace porta con sé la prosperità agricola, insomma, la fecondità, nascono i bambini che giocano con i pomi, con i frutti. E quello che è interessante in questo contesto, sono le personificazioni, verosimilmente riconosciute, le personificazioni delle stagioni, e che perfino i mostri di un tempo, un drago, risultano, come dire, addomesticati, sono diventati parte del nuovo equilibrio. La pace si estende, come dire, anche alla sfera delle creature naturali. Questo pannello ci dice, come dire, quali sono gli effetti della pace. Ma forse ci può dire anche all'inverso, che non si può arrivare alla pace, un pannello sul bordo esterno, sul recinto esterno dell'edificio, non si può arrivare a celebrare la pace senza passare attraverso la sana agricoltura e i valori di un tempo. Non troverete in questi pannelli, questo è uno dei 3-4 pannelli, insomma, che sono due su un lato, diciamo, due su un lato e sul lato corto, e gli altri due sul lato corto, insomma, questi quattro pannelli a tema mitologico, non troveremo un'esaltazione, per esempio, del commercio o dell'artigianato. Abbiamo altri temi, non so, Enea che sacrifica i penati, e via dicendo, ma non troviamo, insomma, gli altri sono ancora più frammentari, non troviamo sicuramente l'esaltazione del commercio, dell'artigianato, o non so, anche della ricerca, come potremmo pure immaginare. In questo contesto si inseriscono le Georgie di Virgilio. I poeti di Ottaviano, Protesta e Finanzio, ne parleremo poi, esaltarono anch'essi le gioie della vita agreste. E, per esempio, il poeta Virgilio, che è lo stesso Virgilio che nelle Egloghe si lamentava, insomma, sotto vesti poetiche di aver perso, e poi diciamo celebrava Ottaviano per aver recuperato i suoi campi, confiscati a vantaggio dei soldati per le requisizioni per i veterani, bene, Virgilio fu incoraggiato a celebrare le opere dell'agricoltura in un poema, Le Georgie, di Gorgossa, in greco il contadino, che fu composto già negli anni precedenti alla battaglia di Azio, quando ormai Ottaviano, come dire, era stabilmente insediato a Roma, quindi diciamo, anche se non aveva il potere su tutto il territorio dell'impero, perché la parte orientale era sotto il controllo di Antonio, costruisce già il suo, diciamo, regime, e le Georgie in qualche modo ne fanno parte, perché poi Virgilio è finanziato da Ottaviano, insomma, fa parte di un circolo di poeti che collabora con Ottaviano. E nelle Georgie vi è una delle più appassionate lodi della vita semplice e serena del contadino, ed è tanto più viva questa lode, adesso la leggeremo, quanto è ancora viva, in quanto era ancora viva l'esperienza traumatica delle guerre civili, che erano centrate sulla vita cittadina, insomma, sulla realtà cittadina. Insomma. O troppo fortunati, leggiamo dal secondo libro delle Georgiche, versi 458-535, nella traduzione di Luca Canali, però con tagli e modifiche, con alcuni tagli, vedete indicati. O troppo fortunati se comprendono loro beni e agricoltori, ai quali, lontano dalle armi discordi, armi discordi sono quelle delle guerre civili, la terra giustissima, la terra è fonte di giustizia, produce facile nutrimento dal suolo, non scuotono il contadino e fasce del popolo, la porpora dei re, ed è anche le vicende romane e i regni destinati a perire. Il contadino vive una vita lontana dai traumi della vita politica, sia essa la vita politica repubblicana, i fasci del popolo, sia essa la vita sotto una monarchia, la porpora dei re. Non si duole commiserando il povero, né invidia il ricco. Ha un, in qualche modo, un regime di vita moderato che gli permette di vivere non nel lusso, ma non nell'abbondanza, ma, come dire, neanche nella miseria. Coglie i frutti che i rami e i campi ben disposti gli producono spontaneamente, ne vede le ferree leggi, le folli contese del popolo, gli archivi del popolo. Non conosce, diciamo, le tribunali, non conosce
le leggi, non conosce le necessità, insomma, della vita politica o delle vicende giudiziarie. L'agricoltore smuove la terra con il ricurvo aratro, qui sta la fatica di un anno, con ciò nutre la patria e i piccoli nipoti e i buoi meritevoli giovenchi. Pendono frattanto i dolci figlioli intorno ai baci, la casta di mora, beh, questo particolare quasi ricorda il pannello della Dea Terra, della Tellus, dell'Arapacis. La casta di mora preserva la purezza dei costumi, le mucche porgono mammelle con il latte, e ben pasciuti sull'erba rigogliosa i capretti lottano fra loro con avverse corna. Il colono celebra i giorni festivi, disteso sul prato. È un contesto di pace, di armonia, e quindi anche di abbondanza che deriva dall'armonia, mammelle colme di latte, erba rigogliosa, i capretti ben pasciuti, di pace, di armonia, di abbondanza che deriva dalla pace, ma che deriva dal lavoro. Sono coloni che l'agricoltore smuove la terra con il ricurvo aratro, acquista la fatica di un anno, non si cerca un facile arricchimento, un po' come i congiurati, quell'arricchimento facile che prometteva, insomma, o che speravano i congiurati di un Catilina, insomma, o comunque, diciamo, coloro che emergevano dalle varie guerre civili, insomma, o coloro che approfittavano delle liste di proscrizione, insomma. No, duro lavoro, dura fatica e prosperità legata a ciò, purezza di costumi e prosperità legata a ciò. E ultima cosa, ritorno all'antico, perché un tempo coltivarono questa vita gli antichi Sabini e anche Remo e il fratello, così crebbe forte l'Etruria. Quindi i Sabini, gli antichissimi Romani, i primi dei Romani, l'Etruria, e di tutte le cose Roma divenne la più bella e sta sola tra le sue mura, comprese sette colli. L'origine di Roma e la successiva grandezza di Roma risale a questo genere di vita. Roma può rimanere grande e potente solo se ritorna a questa vita antica. Passiamo, proprio attraverso, diciamo, la porta, lo spunto che ci ha dato Legiorgica, ad occuparci precisamente della letteratura, dove noi vediamo essere comprese, letteratura del periodo augusteo, essere compresi due diversi, diciamo, linee guida: la sincera adesione ai valori del regime augusteo e dall'altro la pressione che viene dall'alto, perché questi poeti in qualche modo sono finanziario, comunque, diciamo, coinvolti, insomma, nelle iniziative del regime augusteo, la pressione all'alto per celebrare il regime. Insomma, ovviamente, lo diremo, nessuno, la grandezza di questa poesia sta proprio nel fatto che anche quando si coglie una pressione all'alto c'è un elemento di adesione. Accanto alle arti figurative, che hanno il vantaggio di essere in qualche modo visibili da tutti, ma a volte sono invece di più difficile interpretazione, insomma, il più potente strumento, di meno esplicita interpretazione, il più potente strumento della propaganda augustea fu la letteratura. E già prima della battaglia di Azio, abbiamo parlato delle Georgie di Virgilio, composte appunto qualche anno prima della battaglia di Azio, intorno al 36 a.C., Ottaviano seppe raccogliere attorno a sé i migliori ingegni della poesia e della storiografia. In realtà, i rapporti furono curati soprattutto da un suo collaboratore, questo fu anche un altro elemento di grandezza, Ottaviano, avere una rete di collaboratori che in parte gli derivava in realtà dal padre. Ottaviano, quando arriva ad avere un ruolo politico, ricordiamolo, 44 a.C., ha appena 19 anni, insomma, quindi in realtà conta su una serie di conoscenze di personaggi che collaboravano, erano in rapporto già prima col padre, ma che lui seppe valorizzare. Bene, insomma, Ottaviano anche nel rapporto con i letterati in realtà si affida a un fido collaboratore che è Gaio Cilio Mecenate, un ricco e colto membro dell'ordine equestre. Fu soprattutto Mecenate a avvicinare, a ruolare per certi versi, sostenere, finanziare e in parte guidare i letterati a lui favorevoli. Non ci furono soltanto letterati favorevoli ad Augusto, ma quelli non favorevoli in qualche modo ebbero vita più complessa e anche, diciamo, le loro opere, insomma, hanno avuto sicuramente traversie maggiori, insomma. Quindi il grosso di quello che noi abbiamo in qualche modo è riconducibile
il grosso di quello che noi abbiamo della produzione letteraria dell'epoca è riconducibile all'ambiente augusteo, insomma, come abbastanza naturale. Dicevo, il compito di avvicinare, sostenere, finanziare, arruolare, in parte guidare letterati a lui favorevoli fu appunto affidato a Gaio Cinio Mecenate. Ecco per qual motivo oggi si usa il termine mecenate per definire chi oggi finanzia artisti di cultura. E nel finanziare in qualche modo c'è la possibilità di esercitare un controllo, perlomeno soltanto, perlomeno semplicemente perché il finanziamento viene dato o negato. Ora però, appunto, è un segno dell'apertura intellettuale di Ottaviano, se vogliamo anche dell'intelligenza, il fatto di aver coinvolto anche chi era in origine sulla sponda opposta, per dire Tito Livio, di cui, rispetto al quale mi limito a fare un accenno, cioè grande storico, insomma, che in qualche modo in un'opera di 142 libri, Ab Urbe Condita, dalla città fondata, la fondazione città, riassume, insomma, espone tutta la storia di Roma, le fondazioni del suo tempo. Beh, Tito Livio era definito e finanziato in questo lavoro storico che impegna una vita da Ottaviano, ma Ottaviano stesso lo chiamava il mio pompeiano. Orazio, che sarà insomma in stretti rapporti con Mecenate, insomma sarà anche diciamo sincero esaltatore del nuovo ordine augusteo che riporta pace, armonia e valori tradizionali a Roma, beh, Orazio aveva combattuto la parte dei cesaricidi e quindi nella battaglia di Filippi. Perché questo? Perché comunque la celebrazione della pace dopo le guerre, l'orgoglio per la rinnovata potenza di Roma, torniamo a pensare per esempio alla restituzione delle insegne militari perdute da Crasso, ottenuta soltanto con la forza della diplomazia, l'aspirazione a maggiore sanità di costumi, quindi il disgusto per il degrado morale, la rivalutazione dell'agricoltura vista come un mondo ideale, insomma una sfera ideale di armonia, di pace, di serenità. Beh, tutto questo corrispondeva a desideri e speranze diffuse in gran parte dell'opinione pubblica e sinceramente condivisi, no, dagli intellettuali. Non sono, come dire, idee imposte dall'alto. È chiaro che il desiderio di pace, il piacere di rivedere Roma di nuovo in armonia e potente, l'aspirazione a una vita sana sono desideri condivisi, e quindi questo spiega per quale motivo anche chi era stato di origine repubblicano finiva in qualche modo per essere sinceramente riconoscente della pace che la vittoria di Ottaviano aveva portato a Roma, e quindi anche disposto a collaborare con questo regime che si presentava, anche qui la città della propaganda, non in forme rivoluzionarie eversive, ma in forme rispettose della tradizione. Ritorna il concetto, il punto centrale, se vogliamo, dell'azione politica di Ottaviano, quella di imporre un regime assoluto, però ribadendo ad ogni piazza spinta il fatto in realtà di ripristinare l'idea di ripristinare la res. Per esempio, per vedere come un poeta del periodo poteva vedere l'opera, per toccare con mano come un poeta del periodo poteva vedere l'opera di Ottaviano, leggiamo quello che scrive Orazio. Orazio era stato, come peraltro, figlio di un liberto, cioè figlio di un ex schiavo, originario di Venosa, in Basilicata, nella zona Basilicata, quindi un individuo di origini assolutamente modeste, che aveva combattuto nell'esercito repubblicano di Filippi, quindi apparentemente dalla parte, in origine dalla parte avversa rispetto a Ottaviano, che però poi accetta di collaborare, riconosce che in qualche modo Ottaviano è il futuro di Roma. D'altra parte Antonio, una volta eliminati i cesaricidi, insomma i resti di forze repubblicane, diciamo così, come Sesto Pompeo, lo scontro è fra Ottaviano e Antonio, e Antonio rappresenta invece la stregolatezza, l'Oriente, insomma comunque un mondo che appare che più grecizzato e ellenizzato che romano. Beh, vediamo quello che scrive Orazio quando sposa, insomma, la causa del regime austero. Augusto ha posto freno alla sregolatezza dei costumi,
uscita dalle vie dell'ordine, ha disperso infami colpe, e i costumi dei padri ha restaurato, grazie ai quali la gente latina, la potenza e la fama d'Italia crebbe e si allargò. Di nuovo questa idea che i costumi dei padri sono ciò che spiegano la crescita e l'ampliamento della potenza d'Italia in questo caso, vedete, gente latina a Roma, ma anche la potenza d'Italia, perché ormai viviamo in un contesto in cui è l'Italia tutta è romana. Finché le sorte in mano Cesare, cioè Augusto, Ottaviano e Caio Giulio Cesare Ottaviano, né furore civile né violenza scacceranno la pace, né l'ira infausta che le spade affila e le città fa misere e nemica. Quindi l'idea sottostante è che il dominio ottaviano è vantaggioso per tutto lo Stato romano. Il massimo esponente della poesia dell'Agostea è senza dubbio quel Publio Virgilio Marone, vissuto fra il 70 e il 19 a.C., di cui abbiamo già letto un brano della Gedale Georgica, che peraltro furono composte, lo dice lo stesso Virgilio, nelle Georgiche stesse, appunto su pressione di Mecenate. Questo intanto per intendere, diciamo, con non molli comandi, non diciamo deboli comandi, dice Virgilio, aud mollia ius. A Virgilio si deve l'Eneide, oltre alle Georgiche, cioè il poema di Enea, composto dopo la battaglia di Azio in questo caso, che divenne rapidamente, come dire, un classico studiato e commentato nelle scuole, un po' il corrispettivo della nostra Divina Commedia, una sorta di il poema nazionale romano, in cui c'è l'esaltazione della visione universale di Roma, realizzata infine dall'impero di Augusto. L'Eneide è la storia di Enea, il troiano che, fuggendo da Roma, fuggendo da Troia, dopo averla peraltro validamente difesa, attraverso varie peregrinazioni scopre qual è il suo destino, scopre la sua missione. La sua missione è arrivare in Lazio, in una nuova terra, a lui ignota, e in questa terra dare origine, come dire, una nuova stirpe rispetto dalla quale, insomma, nascerà l'impero universale di Roma. A poco, partito da Troia, con pochi superstiti e poche navi, vagando nel Mediterraneo, a poco, fra rinunce, sofferenze e lotta, e ne scopre la volontà provvidenziale degli dei che vogliono, attraverso i troiani, fondare una nuova città, Roma, destinata a creare un impero universale. La missione di Roma viene illustrata ad Enea stesso dallo spirito, dall'ombra del padre Anchise, nell'aldilà, quando il padre Anchise muore a un certo punto nell'Eneide, successivamente Enea scende nell'Ade, ma non ci dilunghiamo sulla trama dell'Eneide, e Anchise rivela qual è, diciamo, il futuro di Roma, all'Enea che deve essere, come dire, stimolato nel continuare la sua opera, e sostanzialmente insomma indica qual è la missione di Roma nella storia. E in queste parole che sono peraltro celebri, rivive la contrapposizione fra il giusto dominio di Roma e la più raffinata, ma anche più debole, cultura artistica e scientifica dei greci. Tu, romano, ricorda che i popoli devi al tuo cenno piegare. Questa sarà la tua arte. In una regola devi assegnare la pace. Hai vinti, non cedere perdono, ribellare superbi. Forse vale la pena leggere anche qualche verso in più del verso 846. Altri facciano e plasmino meglio statue di bronzo, pur lo concedo, trarranno volti dal marmo quasi viventi, saranno oratori migliori, sapranno meglio descrivere i giri del cielo e predire il sorgere degli astri, saranno bravi nell'astronomia, nelle scienze, nelle arti. Ma tu, romano, ricorda che i popoli devi al tuo cenno piegare. Il romano è fatto per comandare sul mondo. E tu devi una regola assegnare alla pace. Ma comanda non come un tiranno il romano, ma perché è espressione di giustizia. Ai vinti deve concedere perdono e debellare i superbi. I superbi, coloro che non riconoscono la sovrepazia di Roma, vanno debellati. Ai vinti si concede perdono. Vinti sono ad esempio i parti quando restituiscono le insegne riconoscendo la superiorità di Roma e quindi come tali non vengono attaccati. E la figura di Enea, da cui prende il nome
è soltanto un'esaltazione ovviamente generica della missione di Roma. In realtà è un'esaltazione dell'essere romano, del modello di uomo romano, attraverso la figura di Enea, da cui prende nome il poema. E l'immagine, la figura di Enea, ideale dell'uomo romano, pronto al sacrificio, disposto a combattere se necessario, ma non amante della violenza fino a se stessa. Lo fa solo se non vi sono alternative. Non compie ingiustizie o prevaricazioni. È animato da una fede sincera negli dei e nelle loro decisioni. È un individuo che si preoccupa della comunità, mette la comunità davanti alle proprie esigenze, davanti ai propri sentimenti. Faccio riferimento, per esempio, a tutto l'episodio della storia d'amore con Didone, storia alla quale egli rinuncia quando riceve l'invito, anzi il comando degli dei a ripartire perché deve fondare Roma, deve andare in un'altra regione, un'altra terra, nel Lazio, e non può anteporre la sua missione, i propri sentimenti. Però allo stesso tempo non è Enea certo un pazzo esaltato, diciamo, assetato di sangue. Attraverso Enea, celebrare il poema, viene anche esaltata la figura di Augusto, come colui in cui si compie finalmente la storia di Roma. Cioè la storia che inizia con Enea si realizza con Augusto. Questo legame a volte esplicito in alcuni passi del poema, che ovviamente qui non tratteremo. Ma basta soltanto riflettere su un fatto: Augusto è discendente di Enea, in quanto, come figlio di Cesare, è membro della gens di Iulia, che vantava come proprio capostipite Iulus, cioè Ascanio, il figlio primo genere di Enea. Ricordavo appunto che proprio Enea era il primo dei romani illustri inserito nelle statue che decoravano il porticato del foro di Augusto. Fin qui la propaganda, attraverso lo stile artistico, attraverso alcune realizzazioni artistiche architettoniche che abbiamo visto, la Rapacis, il Mausoleo, attraverso le leggi di Iulie, attraverso le opere letterarie. Tutto animato dall'idea di un ritorno all'antico e di celebrazione della potenza di Roma, celebrazione del ruolo di Augusto, ma inserito in una cornice di rispetto alle tradizioni. Ma il piano di restaurazione morale promosso da Augusto ebbe successo? In parte sì, perché poi vediamo che i temi della propaganda augustea si ritrovano non solo appunto espressi a livello letterario nella cerchia di letterati, insomma, autori e scrittori che circondano, insomma, che collaborano ad Augusto, non solo nelle grandi opere di diretta competenza augustea, ma anche in monumenti, tombe, altari eretti da privati cittadini che mostrano con ciò che vogliono con ciò mostrare la loro adesione ai valori promossi dall'imperatore. E abbiamo detto appunto, come autori come Virgilio, Orazio e Livio, certo condividevano l'aspirazione a un ritorno alle antiche virtù romane. Ma questo piano di restaurazione ebbe successo solo in parte, perché non è che un individuo, un gruppo di individui può mutare l'abitudine, i costumi, i comportamenti dell'intera società. Per motivo di una battuta, la morale non si cambia per decreto. E infatti, la stessa severissima legge Giulia sulla repressione degli adulteri, quella che permetteva l'uccisione della donna adultera, l'uccisione dell'adultero da parte del marito, l'uccisione della donna adultera da parte del padre, e che puniva l'adulterio con la relegazione in un'isola, la confisca di metà del patrimonio della donna, diciamo, traditrice o anche dell'adultero, rimase in gran parte senza complicazioni. Altre norme che, per esempio, impose Augusto, che penalizzavano coloro che non avevano un congruo numero di figli, o chi non aveva figli soprattutto, furono oggetto di proteste. Sappiamo che i membri dell'ordine equestre si lamentarono presso lo stesso Augusto per le leggi che penalizzavano chi non aveva figli. E, insomma, la società romana era troppo evoluta e sofisticata per fare un passo indietro. E noi abbiamo, per esempio, l'opera di un giovane poeta, giovane in quanto della generazione successiva a Virgilio e Orazio, nativo di Sulmone, in Abruzzo, che si trasferisce, che giunge a Roma in cerca di successo. Si chiama Publio Vito Nastone. E riscuote il favore del pubblico con una serie di opere di argomento amoroso, molto anche frivolo in certi casi, un breve poemetto sui cosmetici femminili,
e in particolare un vero e proprio poema in tre libri dedicato all'arte di amare, Ars Amare, in latino, dove dà consigli a uomini e a donne sul corteggiamento, sulle tecniche della seduzione dell'amore, anche su aspetti più materiali e pratici, insomma. E qui vediamo come esalta Roma. La Roma è esaltata in Virgilio, in Orazio, come diciamo, fonte di stabilità per il mondo, quella città che è il palcoscenico del nuovo regime, di cui abbiamo visto le realizzazioni, insomma, nei disegni, nelle ricostruttive o nelle immagini ancora oggi visibili, beh, diventa per Ovidio una sorta di grande terreno di caccia per il seduttore. Roma, in cui si possono trovare donne di ogni tipo, donne che non posso. Roma può darti tante tali donne che puoi ben dire ciò che è bello al mondo è tutto qui. Una frase che, isolata da questo contesto, potrebbe essere l'esaltazione, insomma, della raffinatezza artistica di Roma, della potenza di Roma, e invece applicata a un contesto, diciamo, amoroso. E non fu qui, nella città d'Enea, che sede eterna stabilì sua madre Venere, e anche qui. Il mito di Enea, di cui abbiamo ancora ora parlato in relazione a Virgilio, viene piegato semplicemente a vedere, come dire, nell'origine di Roma, attraverso Enea da Venere, la giustificazione del fatto che Roma è una città dell'amore, insomma, della seduzione. Se mai ti prende voglia da anni teneri, subito avrai davanti agli occhi intatta qualche fanciulla. Se vuoi donna giovane, saranno mille giovani più certi. Sarai costretto a non saper chi scegliere. Se poi ti piacerà già più matura, una donna già più matura, già fatta esperta, credimi, ne avrai solo per te. Eserciti. Beh, l'idea di questa possibilità per un uomo, insomma, di sedurre fanciulle, donne giovani, donne più mature, scegliendo fra un campionario senza fine, beh, sembra agli antipodi rispetto alla legge Giulia sulla repressione degli adulteri, insomma, perché chiaramente come qui si esalta l'uomo, predatore, così in qualche modo si esalta la donna che può essere preda. E ricordo peraltro che Ars Amandi, in tre libri, ne presenta ai primi due dedicati, rivolti all'uomo, all'uomo che deve sedurre la donna, ma il terzo è dedicato viceversa alle donne, per le loro capacità di seduzione. E quello che è più indicativo è che saranno i membri della stessa casa imperiale a dare il cattivo esempio. Proprio dentro la famiglia imperiale, la figlia di Augusto, Giulia. Giulia, un personaggio ribelle, che si era, come dire, stata una pedina della politica matrimoniale, insomma, del padre. Giulia era stata sposa dal padre prima di Agrippa, suo collaboratore valente, diciamo, ammiraglio. Più tardi, quando muore Agrippa, viene data a Tiberio, che era il figlio di Livia, che era la moglie di Augusto. Tiberio è il figliastro di Augusto, ma in particolare a quel punto Giulia è più grande, diciamo, non lega, insomma, con Tiberio, cioè più grande, a un'età maggiore, diciamo, si ribella a questo matrimonio infelice e tradisce con più amanti il marito in modo abbastanza anche spudorato. Nel 2 avanti Cristo, infine, scopre lo scandalo e Augusto stesso, per coerenza, rende pubblici i particolari in Senato e, secondo la legge sulla repressione degli adulteri, la figlia Giulia adultera viene reclusa in esilio, dove poi sarebbe morta nel 14 dopo Cristo. Proprio il 14 dopo Cristo, l'anno in cui muore anche Augusto, e in l'anno in cui, se vogliamo, inizia una nuova fase per la storia di Roma, in cui l'eccezionalità di Augusto diventa invece la normalità. Cioè il potere eccezionale guadagnato da Ottaviano nel corso delle guerre civili, costruito in modo tale però da conservare l'apparenza della Repubblica, e conosce una trasformazione. Diventa una stabile, si avvia a diventare una stabile forma di governo. Passa da Augusto, lo vedremo a Tiberio. E parliamo a questo punto pienamente di principato, no? Il governo del princeps. Detto questo, concludo la mia lezione dedicata soprattutto, come ho detto, agli aspetti, come dire, della propaganda, se vogliamo, insomma, artisti sul piano artistico, letterario, e anche, diciamo, della ideologia nei comportamenti morali, che è legata alla propaganda del principato augusteo.
concludo qui la registrazione, insomma, della lezione. E vi ringrazio per l'attenzione.